Così qua ragazzi, la mattina come la sera, un paese praticamente desolato e Montefiascone, però molto bello, la fine esperienza è stata bella e non sono riuscito a riprendere dentro perché comunque ragazzi non c'è stato modo, diciamo così, non è che non volevano, però non c'è stato modo e quindi niente, sono stato troppo contento. Ciao, mezzi pazzi che non siete altro, se state guardando questo video e niente, sono troppo contento oggi perché arrivo a Viterbo e c'è un mio caro amico lì ad aspettarmi, quindi non vedo l'ora. Vediamo se riesco ad avere un timbro, ma non credo, perché qui anche se è aperto è un macello, il freddo che fa stamattina. E poi sarò ospite da un'altra famiglia, quindi poi vi faccio vedere anche questa cosa. E comunque ragazzi, allora, informazione importante per chi vuole fare il cammino. Ho provato a farmi mettere un timbro, ragazzi, ma qui non è come sul Cammino di Santiago, che ogni chiesa praticamente ce l'ha e ve lo può fare. Il timbro, per chi non lo sapesse, serve da me per mettere sulla credenziale appunto il marchio per poi avere il testimonium, come la Compostella di Santiago, cioè quel foglio che vi certifica che avete fatto il cammino alla fine del percorso. Bene, quindi se siete particolarmente attenti a queste cose, fateci caso, cioè nel senso dovete cercare la chiesa giusta, informatevi, altrimenti perdete un sacco di tempo. A me non interessa particolarmente perché l'esperienza mi rimarrà dentro, quindi di un foglio a fine percorso non mi interessa particolarmente. A Santiago l'ho preso, ma perché lì era molto molto semplice e soprattutto eravamo tutti quanti in compagnia, lo facevamo, quindi mi faceva piacere partecipare a questa cosa. Però diciamo che è una cosa che dovete sapere prima di cominciare il viaggio o comunque durante. Comunque ragazzi, la strada per Viterbo praticamente è fatta la maggior parte, parte della Cassia antica, da batoli. L'antico basolato romano alla fine era il pavimento che si utilizzava per le strade boschive di un tempo, servivano appunto per costruire delle vie di fuga dalle varie incursioni dei vari popoli, imperi che comunque volevano cercare di attaccare quello romano. Poi da lì si sono spostati un po', ovviamente è stato utilizzato in quell'epoca in tutte le parti d'Italia, lo troviamo anche a Napoli. Piccola curiosità per i napoletani all'ascolto, la parola Basel appunto deriva da Basoli, italianizzando Vasoli, ma è Basoli. E appunto sono queste pietre grandissime che poi sono state sostituite per diverse ragioni dai San Pietrini a Roma e poi vabbè, sono arrivati pian piano da tutte le parti. Detto questo, la strada per Viterbo, devo dire, una volta cominciata la via Francigena vera e propria, quindi usciti da Montefiascone, è ben segnalata e abbastanza semplice perché è quasi tutta dritta, ci sono delle curve, si passa nei boschi, però come potete vedere, diciamo ad ogni incrocio c'è la segnalazione, quindi è abbastanza semplice e devo dire è anche bella, perché comunque scendendo si ricomincia a vedere un po' più di paesaggio da un'altra prospettiva ed è sicuramente piacevole. Ostacolo all'orizzonte. Ragazzi, comunque quella laggiù è Montefiascone, dove sto arrivando io. Mi sa acchiappo, sì, là. Ho fatto tutta quella strada lì. Poi piano piano giro di qui. Salite, salite, salite. Adesso di qua verso Viterbo, poi dovrebbe scendere di nuovo. Bella, devo dire molto molto bella. Fa ancora più caldo proprio perché questa è una gioia, fantastico. Qualche salita ci sta, però non è tutta discesa, ma è molto piacevole. Ragazzi, siamo arrivati a Viterbo, guardate chi è tornato, mamma mia. Grambo. Ragazzi, questo è solo per i più affezionati che sono i video di YouTube, direttamente da Santiago. Abbiamo fatto un bel pezzo insieme, poi le strade suddivise, ma alla fine quelle ghini si ritrovano sempre. Che gioia! E noi facciamo vedere che ci mangiamo. Carbonara, avete voglia. Fa lui, fa lui. Facciamo Ciao Angelica, sei arrivata pure su YouTube. Luca, la ragazza di Luca, fantastica. Poi lo rivedrai questo video.
Sarà bellissimo e ti ritroverai anche tu. Guardate come siamo belli tutti e tre insieme. Resterò per poche ore perché poi mi verranno a prendere come le guardie, la polizia. Però tutto a posto, andrò da un'altra parte. Mo' ci facciamo vedere una bella cosa che mangeremo mentre parlo. Loro mi La guardano, però sono abbastanza carbonara fatta da abituato. Luca? Fatta da Luca che è esperto, vero? Me l'ha fatta fare a me sul cammino di Santiago, quindi mo' mi Sì? aspetto grandi cose. Oh, Sì, oddio, sì, sì, sì. c'ho il materiale io. Mo' c'è il materiale potente, ragazzi, vi facciamo vedere. Andiamo, facciamoglielo Ti vedere faccio proprio in andare a diretta. prendere il Dove ce guanciale. l'hai? Cioè, dove ce l'hai? Ce l'hai nel frigo? Dove ce l'hai il guanciale? Dove ce l'hai? Guarda, ragazzi, tutti in diretta, facciamo vedere, non è che qua In bagno ce l'ho il scherziamo, guanciale, però non eh. ce Perché, sì, perché qua si mette in bagno, ragazzi, è vero, nuovo segreto. Ah, proprio che No, sì, riprendiamo stiamo questa cosa andando, tutta. vai, tranquillo. No, Albume sono d'uovo se contenta. volete restare proteici, ragazzi, mi Buon raccomando, delle porro, buon persone. porro. No, il poi no, vabbè, Il cioè, io porro tutto nudo. Invece del l'anno brocco. mi voglio È sporcare l'intero proprio di vita, postino. incredibile. Comunque poi ve la facciamo vedere, mo che ce la mangiamo pure, siamo un No, attimo se qua, non ci ce la faccio. riprendiamo. Mamma mia, siamo arrivati, facciamoci. No, faccio la pasta mia, va Ragazzi, si è trasformata un attimino, siamo a carbonara, mentre stavamo parlando abbiamo azzeccato. Così fa, mo è scappata. Non so se è uscita, forse è uscita. Mamma mia, ci siamo! Pino Cannonasi! Allora ragazzi, colgo l'occasione, prima di andare a vedere il borgo, spero ci riusciremo con il tempo, a parte il vino, la carbonara, che è andata, perché Luca ci voleva dire una cosa importantissima di Viterbo. Cosa devo dire di Santa Rosa? Di Santa Rosa, pure del borgo, se vuoi. Viterbo è il centro medievale più intatto, più grande d'Europa, quindi penso anche del mondo, però ovviamente non è specificato, da nessuna parte perché in Italia non siamo buoni a fare turismo. E poi c'è una cosa bellissima che quest'anno non è stata fatta, che il 4, il 3 settembre di ogni anno si fa la macchina di Santa Rosa, che è il trasporto di un macchinario praticamente, fatto da 100 facchini che passano in tutta la città, nelle parti del centro storico, quindi se volete andate a vedere su YouTube. Ci sono dall'anno scorso fino all'anno scorso, insomma. Venite qua a fare turismo. Allora ragazzi, la storia che diceva praticamente prima Luca della Macchina di macchina di Santa Rosa. Santa Rosa, praticamente la macchina scende da qui, si ferma esattamente qui dove stanno passando queste macchine, poi Percorre praticamente tutto il corso, parte quello. due fermate e arriva alla Piazza del Teatro e sale verso la Basilica di Santa Rosa, dove sta ferma una settimana e poi viene smantellata. Esattamente, avete capito? Poi non ho capito che hai detto. I Ci sta giardini del indicando, comune. sì, i giardini del comune. Molto molto bello, devo dire, peccato questa cosa della mascherina. Ovviamente città medievale, l'ha detto, ragazzi, è bellissima, veramente incredibile. Poco valorizzata ma spettacolare. Venitevi a fare un giro, cioè venite, soprattutto se passate per Roma, perché è davvero vicino. Io a piedi comunque ci metto due, non so, 2 o 3 giorni in macchina ci voglia. Mezz'ora probabilmente. Ragazzi, e i volti delle persone affacciate alle finestre. Praticamente questa che avete visto era l'ultima, cioè quella lì attuale che hanno fatto l'anno scorso, quest'anno no, perché hanno chiuso praticamente, che hanno fatto passare per il paese. Pensate che i facchini, coloro che la portano giù, sono oltre 100 persone, ognuno si porta 150 kg addosso solitamente. Negli anni, ogni 5-6 anni si cambia la macchina, appunto, che è questa costruzione dove viene portato il santo, e può avere diverse tonnellate di peso e ovviamente dimensioni e forme diverse. È fantastico. E si fa nel mese di settembre. Allora, non possiamo inquadrare, però dalla regia mi dicono che la batteria non la posso toccare, quindi vi faccio vedere solo questa cosa. Allora, qua è dove dormirò stanotte. Guardate che cosa bellissima! Incredibile. Questi sono diventati i miei nuovi amichetti. Incredibili. E la mia nuova amichetta grande però sta di là. Vabbè, fate caso, mo sto facendo, fatto la doccia e lo shampoo, mi sono sistemato tutto a posto, mi sto godendo questa nuova accoglienza ospitale stasera, che è già fantastica, non vedo l'ora, e già piango domani a ripartire e dover ritornare di nuovo nella selva oscura, però fantastico, questa sera sono qui ragazzi, questo sarà il mio letto e sono in ottima compagnia, che gioia, mamma mia, questo viaggio.